Ciao a tutti, benvenuti a questo video. Finalmente posso fare questo video perché prima l'avevo registrato e poi ovviamente mi è stato bloccato, non perché per il telefono, ma perché per il primo. Vabbè, comunque ragazzi, che parlare in questo video faccio il bar sport della Bundesliga. Non c'è più a farlo, non c'è più a farlo. Comunque farò anche quello della Serie B, pure se ci metto tempo, se non riesco, se tutti quanti fanno il possibile per non farmelo fare, però io riesco sempre a farlo. Iniziamo subito con il bar sport della quarta giornata della Bundesliga, anche se c'è giocata la quinta, non so se è finita, però faccio ancora la quarta. Poi quando è finita la quinta, quando finiscono tutti i campionati di questo campionato in settimana, e iniziamo subito perché non ho più tempo da perdere. Iniziamo con la prima partita a Stoccarda, Fortuna Düsseldorf 0-0. Raga, allora il Düsseldorf penso un buon pareggio, perché il Stoccarda era una buona squadra, se non mi sbaglio. Fortuna Düsseldorf l'anno scorso giocava in Serie B tedesca, non vorrei di cazzate. Comunque raga, è 0-0, non ho visto la partita, ovviamente non vedo neanche il gol, che di che devo parlare, ecco. Quindi andiamo avanti. Hertha Berlino vince 4-2 contro il Borussia Mönchengladbach. Come pronostico era una bella partita, perché sono squadre che segui valgono molto. Borussia Mönchengladbach mi aspettavo di meglio, perché c'ha veramente buonissimi giocatori rispetto all'Hertha Berlino, ma tutti quanti diciamo che segui valgono. L'Hertha Berlino ha vinto, non significa che l'Hertha Berlino farà bene, e se farà bene, però per me il Borussia Mönchengladbach andrà avanti, perché per me andrà, vi faccio un pronostico, sesto o settimo posto, quindi l'Hertha sarà un pelino dietro, ma comunque ha vinto e non è da buttare questa vittoria. Segna i Ibišević, una doppietta, Lazaro e Duda. Però se quanti marcatori del Borussia Mönchengladbach, Thorgan Hazard e Alessandro Plea, Hazard su rigore, significa la rosa che ha il Borussia Mönchengladbach rispetto all'Hertha Berlino. Però pure l'Hertha Berlino ha una buonissima squadra. Il Wolfsburg vi perde in casa 1-3 contro il Friburgo. Allora il Wolfsburg ormai ogni anno fa sempre una stagione di merda. Il Friburgo è iniziato bene il campionato, il Friburgo è una squadra di medio alto, oppure medio classifica, però io dal mi rode il culo, perché il Wolfsburg lo fa apposta. Vabbè, non so, tanti erano amichevole, però secondo me il loro obiettivo è vincere l'amichevole e perdere il campionato, cioè, e fanno sempre così, perché quando abbiamo perso contro il Napoli tutti quanti a dire ah, che figura di merda in amichevole, 5-0 Liverpool pure contro il Wolfsburg. Sì, ma sembra c'è il rossetto, raga, c'è il musso schievolato, porca ghiotta, quindi è freddo. E però ogni volta che giochi il campionato fa sempre schifo, io mi illudo. Aveva iniziato pure bene, ho detto ah, meno male, almeno abbiamo perso un amichevole contro una squadra che in campionato sta facendo bene. Manco quello, vaffanculo, fai schifo Wolfsburg, fai schifo. L'Amburgo, perché qua sta scritto Augsburg, perché qua sto vedendo le partite giocate questa settimana, però penso che l'Amburgo perde 2-3 contro il Werder Bremen. Una gran bella partita. Comunque Hamburgo sì, una buona squadra, però il Werder Bremen era superiore, anche se ha vinto un po' soffrendo, perché ha vinto al 75esimo. Ma vogliamo parlare del gol, dopo ci arriviamo, perché poi l'Hamburgo ha perso, però diciamo che onore all'Hamburgo che ha veramente ottimo carattere e l'ha fatto soffrire. Segnano Shell e Max per l'Hamburgo. Ecco, Max uno dei beniamini dell'Hamburgo, quindi non hanno tutta questa scassa squadra. Per il Werder Bremen Max Cruz, vabbè, la squadra è più forte per il Werder Bremen, è che se sembra tutti quanti bacino, non li faccio passare. E poi Klassen, poi con due A, non è Klassen in quello biondo, ci vedete, là, questo è pelato, vabbè. Comunque vince al 75, vabbè, non al 96, però vogliamo parlare del gol. È vero che l'Hamburgo ha cuore la sfida, però come squadra si è visto il portiere, cioè, ma che cazzo, io non posso editare i video, non lo posso, non lo voglio editare i video, perché dopo veramente il video uscirebbe troppo tardi. Però vi dico l'azione del gol. Palla cross basso, il portiere deve solo prenderla, la lascia, però pallone facile, il portiere esce un pochino, la liscia, non è che la liscia, perché la prende, la fa passare sotto le gambe, proprio, non mi sarò spiegato assolutamente, però andatevelo a vedere, Hamburgo Werder Bremen 3-2, l'ultimo gol di Klassen, che sembra il portiere dell'ultimo in classifica della quarta divisione marocchina, cioè veramente come organico il portiere, ma che cazzo fa, com'è? Il Norimberga vince 2-0 contro l'Hannover. Dall'Hannover si aspettava di più, ha preso pure un cartellino rosso, quindi il Norimberga inizia bene la stagione, vittoria meritata. Segnano autogol di Anton e Knoll, poi è stato espulso al Bornoz. Ora che qua sono iscritto tutte le partite, perché non me li ricordo, ho visto i gol, però ovviamente non me li ricordo, però ovviamente a Hamburgo Werder Bremen il gol di
di classe nella paperissima del portiere, non me la scorderò mai, chissà scordi più. Lofne pareggio 1-1 contro il Borussia Dortmund. Ah raga, questa settimana ci sono state belle partite a dir la verità, eh. Hoffenheim Borussia Dortmund, perché Lofne è una squadra di media alta classifica, più alta tipo sesto, settimo posto, sesto, però l'anno scorso ha fatto il miracolo arrivando al quarto posto, quindi alla qualificazione diretta in Champions League, quindi potrebbe essere anche che hanno avuto esperienza, hanno preso esperienza con la qualificazione in Champions, infatti prendono un pareggio buonissimo contro il Borussia Dortmund, però il Borussia Dortmund doveva mostrare di più. È vero che l'Hoffenheim era difficile, era quasi uno scontro diretto, però io me l'aspettavo pure dal Borussia Dortmund, che faceva un altro passo falso, perché cioè, se alla Juve per esempio, i vari Inter, Milan, le milanesi no, non tanto, però squadre come Napoli e Roma soprattutto, e poi perdono qualche partito ovviamente, più la Roma, però non è che sono discontinui, invece in Germania, in Francia sono discontinuissime, e poi dicono perché il campionato è già vinto prima, scusa, e il Bayern Monaco nessuno lo ferma, perché c'è il Borussia Dortmund che vince una partita e poi la perde, la stessa cosa fa lo Schalke, l'Lipsia, e in Francia il Lione, il Marseille, e poi segna Pulisic per il Borussia Dortmund, azione travolgente scatenata di Marco Rossi, che però l'Hoffenheim non ha questi giocatori, Marco Rossi non scacca per il Borussia Dortmund, c'ha sta rosa da secondo posto, e poi ogni tanto contro qualche squadra, ecco, contro l'Hoffenheim fa farsi, comunque pure Pulisic veramente gran bel giocatore, vabbè, questo non lo scopriamo oggi. Altra gran bella partita, ora andiamo alla partita pop del vertice, il Bayern Monaco che vince 2-0 fuori casa contro lo Schalke 04, questa è una bella vittoria del Bayern Monaco, perché significa che il Bayern Monaco è la squadra che veramente può vincere lo scudetto in Germania, dai potete sfidarci, ovviamente scherzo, dai raga, si aspettava questa cosa, ce lo si aspettava, allora dal Schalke si poteva fare di più, però hanno fatto il possibile lo Schalke quando giochi contro il Bayern Monaco, che ti puoi permettere di fare? È vero, ci sono squadre che hanno messo in difficoltà il Bayern Monaco, invece loro non l'hanno fatto, però il Bayern Monaco quest'anno sono veramente forti, con un Kovac che tutti quanti sottovalutano, però il Bayern Monaco lo fa giocare veramente bene, hanno fatto un'azione travolgente, un 1-2 davanti alla porta, James Rodriguez a porta vuota, palla fuori, cioè. Quindi devo dire, veramente sembra la quarta divisione, ma che cazzo sta fa me? La quarta divisione marocchina, perché ci stanno certi errori, ma pure dal Bayern Monaco, cioè Rodriguez si sbaglia a porta vuota, poi aveva fatto un altro sbaglio a porta vuota, però di un'altra partita che non mi ricordo, ecco, però il classe non me lo scorderò mai quella partita, quella papera, comunque segna, però si fa perdurare, no, ha segnato all'ottavo minuto, sul calcio d'angolo, raga, significa che il Bayern Monaco sul calcio d'angolo veramente ha degli schemi perfetti, nonostante il cambio dell'allenatore, perché da... Veramente penso la squadra più forte da calcio d'angolo oltre al Real Madrid che c'è Ramos, perché possono segnare tutti e possono segnare Boateng, Alaba, no Alaba mi sa che li batte i calci d'angolo, però e Hummels e Tolisso e Goretzka e questa volta segna Messi, Rodriguez, Lewandowski, segnano tutti quanti su calcio d'angolo e poi segna anche Lewandowski sul rigore, freddissimo raga, i rigori di Pjanic e Lewandowski mai sono più freddi di un monte glaciale, vabbè comunque. Andiamo alla penultima partita, sì, perché 9 partite stanno, perché ovviamente 18 squadre. Andiamo alla partita dell'Everkusen che vince soltanto 1-0 contro il Mainz. Il Mainz che mostra coraggio, se non mi sbaglio, l'anno scorso stava in Serie B in tedesca. Se non mi sbaglio, comunque per il Leverkusen ci si poteva aspettare di meglio, però aspettiamo a vedere, perché il Leverkusen segna Havertz, non lo conosco sinceramente, forse non ho sentito parlare. Vabbè, ora andiamo all'altra partita, Eintracht RB Lipsia, Red Bull Lipsia, ragazzi, che pareggia 1-1 proprio contro l'Eintracht Francoforte, che nonostante dopo l'addio di Boateng, non dico che sta facendo bene in campionato, però un bel pareggio, un pareggio contro l'Lipsia non è un punto da buttare, però qua vorrei dare dei demeriti all'Lipsia, prima di tutto me l'aspettavo, perché l'Lipsia è fatto così, cioè l'Lipsia per esempio ha giocatori che altre squadre oltre a Bayern Monaco e forse a Borussia Dortmund non hanno, per esempio faccio un esempio, lo Schalke non ha giocatori come Werner, non ha giocatori come Poulsen, non ha giocatori come Forsberg, come mai non fanno mai così bene nella propria squadra, eppure nel campionato mondiale di calcio 2018 hanno fatto bene, cioè per esempio Poulsen è titolarissimo, ha fatto anche un gol se non mi sbaglio Poulsen, anche se tutti i demeriti, mano, ha provocato mille rigori, Forsberg è arrivato ai quarti di finale, sì, ai quarti di finale mi sembra, con la Svezia, Forsberg.
con la Svezia, ha segnato anche il gol decisivo per il quarto di finale. Poi l'entra forte e segna Fernandez, ma poi pure Werner, è vero, la Germania uscì dai gironi, le battutacce, però Werner ogni partita che ho visto della Germania è stato sempre titolare, quindi è già punto fermo pure a livello internazionale. Come mai giocano in una squadra che manco gioca all'Europa League? Se continua così, ora la giocano, ma se continua così veramente stanno guagliati. Già sto a 10 minuti di video quando non dovevo dire. Ah, è l'ultima partita, me l'ho scordato. Raga, mi raccomando, non mi devo mettere mai. Iscrivetevi al canale, noi ci vediamo al prossimo video. Mettete tanti like se volete, anche il bar sport della Serie B. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, gioventù!